Grazie. Credo che sia stato molto importante seguire la logica con cui si arriva a quel semaforo, che forse addirittura comparirà come uno smile, diciamo verde, giallo e rosso, e che ricorda vagamente i colori del sisma bonus, ma spinge ad andare verso il sisma bonus con più o meno urgenza, come è stato chiarito. Quindi c'è anni di esperienza di chi ha preparato queste schede nell'andare al primo livello giallo, verde, rosso, più, come ha detto in maniera eccellente il professore Dolce, un giudizio esperto di chi è andato sul posto che può far variare. Quindi il rosso sia un solo caso, ma di base, poi si può passare il rosso. Come avete visto c'è molto denso di gialli, ci sono anche dei verdi, ma conta l'esperienza di chi ha preparato queste schede in tanti anni. Conta l'esperienza e il coraggio, la propensione al coraggio di chi, degli ingegneri e degli architetti che entreranno in questo percorso, che parte direi da domani, che implica di seguire dei corsi in FAD che già abbiamo registrato in parte, poi ce ne saranno altri, quindi non è per tutti, è per chi vuole farlo, per chi se la sente. Lo ha l'amministratore, non è pubblico, il dato non è pubblico, il dato va al condominio, all'amministratore, che poi vede lui, insomma, come. Ed è, non è un rosso abbattete, è un rosso, dice, a livello di questo sistema esperto, come ha ben detto il professore Dolce, avete una certa urgenza ad andare a fare un'analisi di vulnerabilità più raffinata, quella che io ripeto ancora una volta, è auspicabile che in finanziari diventi detraibile da sola, a mio parere. Su questo non teniamo i costruttori alleati, lo dico chiaramente. Però i professionisti si dovranno battere per questo, perché se a questo si associasse una prima analisi di giudizio a quel punto raffinato, cioè che segue il capitolo 8 della circolare, che segue le regole del sisma bonus, è tutt'altra storia, però quella naturalmente ha un costo ed è bene che fosse detraibile. Scusate se ripeto questo concetto, ma che credo che sia importante. Allora, io ringrazio tutti i relatori, ma ci sta il tempo, siccome siamo in sostanziale orario. Se c'è qualche domanda, io sintetica, diciamo. Sì, c'è prima. Allora, chi interviene? Prego. Dice nome, cognome, domanda sintetica. La domanda è molto semplice. Una volta avuto. Nome, cognome? Armando Castellano. Quello che ho visto in tutti i condomini, la difficoltà più grande è che una volta avuto il semaforo rosso, o col metodo semplificato, o con una verifica dell'edificio fatta secondo il capitolo 8, alla fine il condominio non prende provvedimenti. Allora ci deve essere un obbligo normativo forte da parte dello Stato nei riguardi dei condomini che non provvedono poi ad eseguire questi lavori, almeno di, voglio dire, di rafforzamento statico, perché molti di questi edifici sono stati costruiti prima del 74, come si diceva, no? Questo è il punto dolente. Gli amministratori non hanno una responsabilità, non dovrebbero portare le carte ai vigili del fuoco, ai comuni, per poter poi. Questo è il punto. No, noi non stiamo facendo una legge, noi stiamo facendo un supporto volontario. Cioè, la questione che scusa tu poni, ci conosciamo te, cioè, quasi non sussiste, nel senso l'amministratore che non vuole sapere nulla non fa proprio domanda, voglio dire, questo è un atto volontario degli ingegneri che lo fanno, ma anche volontario dei condomini, e quella è un'altra cosa, è una legge che non esiste oggi, né noi lo possiamo fare. Qui ci saranno dei condomini che sono interessati a voler sapere in prima lettura e gratuitamente un'idea, che poi comunque memorizzano loro, non è che quello li fa perdere valore all'immobile, la memorizzano loro. Poi se poi hanno volontà, io non penso che mai ci potrà essere una legge che obbliga, mai. Diciamo, ci potrà essere un incentivo a farlo, come io dicevo, però noi non è che teniamo il potere legislativo, diciamo, quindi non è che possiamo far più di questo che si fa con questa. È già un atto rivoluzionario, dare la possibilità al cittadino, ma noi col presidente Sessa le linee guida di indirizzo andavano, dicevano che anche le chiese devono essere A, B, C, D, cioè, diciamo, nel mondo dell'utopia, io quando entro qua dentro vorrei sapere se questa chiesa ha più A, B, C, cioè quando entro nella Basilica di San Benedetto a Norcia ho diritto a sapere
qual è la sigla, no, poi diciamo mi regolo, ma non c'è nessuno, né può essere questa la sede per farlo. Le leggi le fa il Parlamento e qui non c'è nessun parlamentare. C'è stata l'architetta Nunes per qualche tempo, poi è dovuto andare a Roma, non ci sono parlamentari, quindi la risposta è molto semplice: no, non c'è nessun obbligo, né siamo con un rango di legge distantissimo dall'obbligo di legge. Questo è un atto volontario che parte dalla Fondazione Arcassa, dai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti, fine. Cioè non... Per quanto riguarda adesso questa giornata, ma in generale, quando facciamo una verifica dell'edificio, l'amministratore, i condomini vengono a sapere delle condizioni statiche, cioè sono non privati. Hanno una responsabilità penale. Sono privati, quindi del rischio che c'hanno. No, perché sono privati, però è un altro tema, questo è un altro convegno. È un altro convegno, sono dei privati. Vediamo il collega dov'è. Grazie. Prego. Anche tu per cortesia, nome e cognome, io anche se conosco tutti, ma sono Aniello Ferrara. No, dillo al microfono. Aniello Ferrara. Si voleva dire anche che gli interventi sono localizzati e si preferisce fare questo tipo di intervento localizzato perché, se ho capito bene, non è richiesta necessariamente la verifica antisismica. Comunque, diciamo, per la particolare configurazione strutturale esistente nel nostro territorio, a mio avviso, penso, sarebbe opportuno comunque fare qualche verifica, anche se di massima comunque, diciamo, necessita farla, soprattutto quando si ha a che fare con dei telai. E chiaramente la normativa, diciamo così, del CROSS prevede T uguale M più N meno 1 nella configurazione dei calcoli nodi cerniere. Ora, per quanto riguarda, diciamo, questa tipologia, diciamo, strutturale comune che noi troviamo ante 74, perché molti fabbricati risalgono a quell'epoca, soprattutto via Cilea, il Vomero e via discorrendo, io chiedo al professore se comunque, diciamo, quello che io dico può essere valido oppure rimane tutto lettera morta. Grazie. Beh, sono osservazioni tecniche interessanti, ma diciamo non risolvibili con queste schede. Queste schede sono dati. Io mi riferisco. Questo allora anche a te in altro convegno. Vedi, c'è il collega che vuole rispondere lui. Ah, una domanda. Sulla sismica e sugli edifici esistenti possiamo aprire un dibattito che non finisce più, voglio dire. Sono d'accordo, bisogna fare le verifiche, bisogna calcolare i nodi, bisogna calcolare cose che prima non si calcolavano. No, io dico sempre, i nodi nessuno li sa calcolare, nessuno è stato mai spiegato come si calcola, non c'è nessun libro, manco su quello che ho scritto io qualche anno fa, che è gravissimo, perché oppure la gerarchia di edifici candidati ad avere un piano debole in Italia è strapieno, perché nessuno lo calcolava. Quindi i problemi sono enormi per gli edifici esistenti, e infatti queste schede si parte da valutazioni standard e poi con l'occhio più attento si in genere peggiora, come ho detto. Poi di problemi ci sta quello che dici tu, ma ahimè ce ne stanno un infinito elevato all'ennesima potenza con N molto grande. Architetto Petecca, Ordine di Avellino, professore. Scusami che ti ho chiesto di dire chi sei, presidente. Figurati. Due domande. La prima di ordine e tipo, che riguarda soprattutto la nostra organizzazione e quello che noi dovremo andare a fare da qui al 30, e cioè due cose che avevamo appuntato pure a Roma al primo incontro che abbiamo fatto mercoledì scorso, o venerdì, il 18 insomma, dove forse era opportuno non inserire obbligatoriamente la polizza assicurativa, e due, la regolarità di iscrizione con la quota di iscrizione all'albo, perché noi trattiamo di volontariato, quindi sono persone che non solo noi li dobbiamo incoraggiare a fare questo tipo di servizio, a rendere questo tipo di servizio in quanto è un volontariato. Invece così sembra, uno, che un po' li obblighiamo in un certo modo poi a mettersi in regola, e due, c'è una forma di attenzione o di allerta con la polizza assicurativa, che qualcuno può immaginare chissà quali saranno i rischi. Allora, se io devo fare il volontariato e sotto ci sarà un pur minimo, anche se minimo, minima possibilità di rischio, vuol dire che forse avremo minori attenzioni da parte dei nostri iscritti. L'altra considerazione invece è del un po' a carattere
adesso mi sfugge quello che volevo dire, la seconda domanda. Vabbè, eventualmente rivolgo dopo, grazie. Ma soprattutto qui, questa qui, se fosse stato opportuno evitare le due cose, la polizza vita e la regolarità di iscrizione. E la dico, lo dico io da presidente dell'ordine, perché insomma sarà già difficile coinvolgere i nostri iscritti, e poi figuriamoci così, obbligarli un po'. Grazie. Diciamo qua ognuno ha la sua, cioè nel senso, è una domanda da Roma, non da Napoli. Io personalmente penso che è un servizio che noi offriamo agli iscritti, e quindi gli iscritti messi in regola, quindi diciamo, cioè su questo non ho nessun dubbio che debbano essere in regola, cioè l'iscritto in regola ha dei diritti, chi non noi. Peraltro a noi non si pone manco a Napoli la questione, perché stava già scritto che doveva avere i crediti formativi professionali, e noi chi è moroso non può avere i propri CFP, perché tra l'altro qui ci sono dei corsi FAD. Comunque questa è una posizione, come dire, certo, romana, non napoletana. Io sono fermamente d'accordo sul fatto, siccome i morosi sono un danno per un ordine. Io non parlo di morosi. Regolarità di iscrizione significa anche che la quota 2018, se è scaduta a marzo 2018, uno già non è più in regola, quindi Si mette in regola. Creeremo dei cavilli un po' particolari. Si poteva evitare completamente. La domanda si può mettere in regola. Io su questo sono fermamente d'accordo, che solamente chi è in regola ha diritto a partecipare. Però questo è un convincimento. Frattempo ho preso un po' tempo, così mi sono ricordato della seconda domanda, ed è questa a carattere generale. La questione, che non è ancora, a me personalmente, non so agli altri, è chiara fino in fondo, e questo noi lo dovremo pur dire ai gazebi, è sulla cessione del credito. Lì io, a dire il vero, ci ho capito ancora poco, non ho capito ancora fino a che punto funzioneranno e funzionano i meccanismi della piattaforma messa su dall'ANCE. Insomma, vorrei che qualcuno in questa sede, e credo tra di voi ci sarà una persona competente più di tutti noi, che potesse illustrarci anche in un minuto questa posizione. Grazie. Io non l'ho capito in ora, qui ti posso solo dire che ci sta un aspetti normativi e fiscali, Sismabono e Sacobono, dottoressa Federica De Martino, funzionaria direzione centrale coordinamento normativo dell'Agenzia Entrate, che è una delle elezioni registrate, quindi sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate che ci dirà questo. Attualmente la cessione del credito chiaramente ha un costo, chiaramente ci sono delle piattaforme, la prima è la Deloitte, ma io spero che ce ne siano altre, perché per me la Deloitte è troppo legata al mondo delle imprese, io ne vorrei qualcuna che fosse più legata al mondo dei professionisti. È un'operazione che ovviamente ha un costo, ovviamente, e tutto si traduce in quant'è il costo, quindi bisogna per me combattere che sia minimo il costo e che una piattaforma che garantisca i professionisti, non che noi veniamo scelti dalle imprese come attualmente, diciamo, perché dobbiamo essere i protagonisti in primis, non essere pagati. Questo è un tema molto importante, perché attualmente la cessione può avvenire a un soggetto, e quindi bisogna vedere chi è il soggetto. Per me è meglio se è terzo e non se è un'impresa, perché se è un'impresa c'è il rischio di essere sottopagati dalle imprese. È un tema aperto, che poi si riduce quanto è il minimo costo, e poi, siccome noi facciamo i professionisti, qual è la maggiore garanzia di una scelta di qualità dei professionisti. Diciamo, è una lezione che io spero si registri più tardi possibile. Poi l'Agenzia delle Entrate, io ripeto la mia opinione, qui tutto è una questione di pressione dell'opinione pubblica, perché è l'opinione pubblica che decide nei confronti del governo su cosa spingere, cioè il governo può spingere più su questo o più su un'altra cosa. Naturalmente, se mi aiuta anche il presidente Sessa, è tutt'altra storia. Se queste giornate hanno successo e c'è molta opinione pubblica che va in questa direzione, vi garantisco che l'Agenzia delle Entrate inizierà a fornire risposte che vanno nella direzione della spesa, cioè nella direzione, se non ci sarà, perché così funziona in democrazia, è anche giusto. Se a nessuno importa nulla, le regole saranno tali che nessuno userà il sisma bonus, lo dico ancora più banalmente, ma è normale che sia così. Se spingiamo tutti in una direzione in cui siamo convinti, non per far guadagnare i professionisti, ma puntiamo in quella direzione, perché quella direzione è la sicurezza dei cittadini, quante cose sappiamo che sono state sprecate in Italia, e se andiamo tutti in quella direzione, ma il presidente. Grazie Edoardo. Rosso. Si sente? Uno, parlavo prima con l'ingegner Castellano, quello che dice è corretto, però va rinquadrato nella norma.
noi stiamo parlando di edifici esistenti. Lo spirito della norma è che se l'edificio esistente realizzato ex tunc ed era legale allora, io non lo tocco, quello è legale e va bene. Non a caso, diamoci una scossa, non è che si va a fare la verifica sismica, è un momento di sensibilizzazione. Poi la verifica sismica è tutt'altra cosa. Quello che dice l'ingegner Castellano, parlandoci bene, è che poi quando un condominio affida ad un professionista la verifica sismica e la verifica sismica è fuori norma, è evidente che poi ci sono una serie di obblighi di intervenire. Poi comprendo che mettersi d'accordo con un condominio e via dicendo, ma facendo le conti spannometrici, alla fine il contributo pubblico è un contributo importante. Quello che probabilmente condiziona è il disagio e il disturbo indotto nei condomini, chissà che cosa pensano, e qui si apre il dibattito dell'intervento sulla pelle dell'edificio, come diceva giustamente prima l'amico Andrea Prota, ed è tutta una vicenda da esplorare e che sicuramente siamo su un percorso corretto. Secondo punto, così come oggi è impostata la norma dal punto di vista anche del combinato disposto circolare dell'Agenzia delle Entrate, sono d'accordo che è un meccanismo macchinoso, anche la piattaforma del lancio e via dicendo sono meccanismi macchinosi. Il tema è questo: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Se lo vogliamo fare, deve essere lo Stato, la politica, che in qualche modo trova forme, perché il tema vero è che l'impresa, se oggi non ha un minimo di anticipo in questa condizione di estrema crisi del settore, come ho detto prima relativamente al mio intervento, deve essere lo Stato che deve trovare delle forme. E ne parlavo con Buia, presidente di ANCE, uno, che l'impresa deve essere qualificata, che le imprese non scappino con l'anticipo, perché il problema è l'anticipo. Oggi se un'impresa va in banca e dice posso scontare la cessione del credito, la banca non glielo sconta e l'impresa non c'ha l'incipit per partire, che a livello normativo va posto in essere una forma di garanzia che lo Stato deve fare sulle banche, che in qualche modo riattivi questo percorso. La giornata serve a questo, per quello è stata fatta il giorno 30, è stata fatta in tempi non sospetti, è stata decisa apposta. Se vogliamo aggredire questo tema, un paese come il nostro, un paese che ha un grande costruito, di cui questa gran parte, come prima ha rappresentato anche Mauro Dolce, ma Edoardo nei convegni l'ha sempre detto, nel dopoguerra abbiamo un intervallo di grande vulnerabilità, cattiva qualità dei materiali, tutto ciò che di peggio ci possa essere da questo punto di vista, ma poi abbiamo anche un costruito di grande qualità. Oggi basta girare qui per Napoli, prima ha fatto due passi, qualunque edificio ha una valenza storica se vogliamo. Il tema è questo: lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Se lo vogliamo fare dobbiamo farlo seriamente, se non lo vogliamo fare possiamo fare tanti convegni, abbiamo lo strumento tecnico, ma il resto sono chiacchiere. Scusate se sono asciutto nel tema, ma di questo stiamo parlando. Grazie, c'è Andrea. Professore Prota, che anche vuole aggiungere. Volevo toccare due punti. Uno è da una domanda che mi è venuta da uno dei colleghi che prima scalpitava per andarsene via, che era un po' infastidito e mi ha manifestato questo come consigliere segretario, lo dico così, ne parliamo tra noi, perché mi ha detto: professore, ma questa scheda è troppo complicata, perché la dobbiamo fare gratis? Allora questa sua domanda la voglio mettere sul tappeto, perché è un altro tema che, come voi vi ricordate, abbiamo toccato prima. Anche l'ingegner Vinci della Fondazione Narcassa ha manifestato chiaramente la volontà della Cassa di fare una cosa seria, perché lo diceva anche Gaetano Manfredi, non si poteva pensare che gli ingegneri vadano a dare dei volantini per le case spiegando come sisma bonus, questo sarebbe stato svilente e anche poco corretto, e quindi si è cercato di fare qualcosa che fosse una buona mediazione tra, diciamo, un prodotto che poi tendeva a essere quasi professionale, che non era accettabile che si facesse gratis, e un qualcosa che invece era poco conforme alla professione degli ingegneri e degli architetti. Per questo motivo ci si è molto ispirati alla scheda EDES, che è una scheda su cui, ricordo, a livello italiano si è fatta tanta formazione, che molti conoscono perché l'hanno usata nei terremoti, e quindi, diciamo, si è pensato di usare un format anche molto riconosciuto e riconoscibile dalla gran parte dei professionisti. Su questo mi farebbe piacere se poi potete fare un commento, perché mi sembra un tema questo. Cioè, tra l'altro il professor Dolce ha fatto vedere che se uno la vuole fare un po' veloce, basta che mette i dati anagrafici, l'epoca di costruzione, la tipologia edilizia, potrebbe anche non mettere nessun altro dato. Avete capito che il sistema più o meno prende le ipotesi più sfavorevoli, e quindi, diciamo, il colore viene assegnato in questo modo. Ma sono sicuro che chi si iscriverà
e parteciperà a questa campagna non lo farà in questo modo, e sono anche sicuro quindi che si cercherà di prendere quante più informazioni possibili. E invece poi questo si ricollega all'altra, provo parzialmente a rispondere per quello che so alla domanda del collega presidente sulla cessione del credito. Da quello che io so in questo momento, al di là delle piattaforme di cui non voglio parlare perché ci sono modalità diverse, ma comunque la fase iniziale, che è quella della verifica, c'è il problema che se uno fa la valutazione della sicurezza, una specie di progetto preliminare, fa una fattura ai condomini prima che sia attivata la cessione in piattaforma, quella parte lì non può proprio essere neppure più, diciamo, non può godere del beneficio. Allora quello che io chiedo al presidente Sessa, speriamo tutti insieme che se va bene questa iniziativa, secondo me il minimo sindacale potrebbe essere, il massimo a cui dovremmo tendere è quello che le spese, tutta la parte, cioè che la valutazione possa essere tutta deducibile. Ma altrimenti quello che io penso è che comunque si potrebbe ammettere che se il condominio si attiva la procedura, fa tutta questa fase preliminare e questa fase viene fatturata e pagata dai condomini, successivamente se poi si fa il sisma bonus, diciamo, prevede una regola che recupera queste fatture, cioè a posteriori recuperargliela nel credito fiscale. Questo forse sarebbe più agevole, perché mi rendo conto che il governo non può prevedere di fare tutte le verifiche sismiche, però questa cosa qui forse si potrebbe fare, e credo che è ormai un tema aperto. Mi sembra un po' pochino, quindi diciamo io penso cioè recuperare quello già fatto penso che non lo fa nessuno, quindi allora io, diciamo, sul fatto gratis, ma le campagne mediche di qualunque screening di qualunque tipo qualcuno ha mai visto che sono a pagamento? Cioè non ho capito bene, cioè, di che parliamo? Cioè noi facciamo uno screening pubblico e ci facciamo, pensiamo anche minimamente di ipotizzare, siamo proprio fuori completamente dall'obiettivo, cioè l'obiettivo è sensibilizzare e mandare dallo specialista quando serve, che poi la percentuale che verrà mandata allo specialista, cioè verrà consigliato di andare allo specialista in un tempo sostanziale, diciamolo meglio rispetto a quello che ha detto. Ma come si fa a ipotizzare che una campagna di questo tipo sia finanziata? È una campagna volontaria, come i medici volontari, in cui danno a disposizione un giorno, due giorni, cinque giorni, ognuno decide quanto tempo vuole dare, chi non lo vuole fare zero tempo, non è? E così come chi poi troverà troppo complicata questa scheda, bene che non lo faccia, voglio dire. Chi ha fatto le schede EDES l'ha fatto gratis, si è assunto grandi responsabilità e la sa fare benissimo, cioè non è per tutti, cioè nessuna campagna è per tutti, è una libera scelta. Può indurre molto lavoro professionale dopo? Sì, potrebbe, cioè, cioè è perciò che la fa Fondazione Arcassa, mica la fa una fondazione di beneficenza, la fa Fondazione Arcassa perché immagina che si può, quindi il primo motivo è la sicurezza dei cittadini, il secondo è questo, ma pensare che sia a pagamento è fuori, pensare che, cioè, i colleghi che ritengono troppo complicata la scheda anche dopo essersi sentiti i corsi FAD sono invitati a non partecipare, voglio dire sinceramente, perché non sono schede molto complicate, scusate se sono duro, ma se sono chiaro, ma penso che sia meglio essere chiari, cioè non è per tutti. E teoricamente per tutti gli ingegneri e gli architetti che seguono un corso, che seguono delle regole, poi scelgono loro e si sappia che è volontario. Tra l'altro verranno, come avete visto, estratti casualmente, non è che uno può andare nel condominio XY. La fase dopo, se il condominio vuole affidarsi, quella è libera scelta del mondo privato, ma la prima scelta addirittura è casuale, non so se avete notato, ognuno dice in che raggio vuole partecipare, viene sorteggiato casualmente, entro 5 giorni o accetta o rifiuta, ma proprio perché non vogliamo all'inizio un legame condominio professionista, è un volontariato in cui non è che uno si sceglie i pazienti, diciamo. Poi dopo però, se la cosa va avanti, è come dire, è mercato professionale, oppure dal mio punto di vista prima cosa più sicurezza per i cittadini. Ci sono altre, c'è il professore Dolce che anche vuole aggiungere qualcosa. Forse di una visione troppo idealistica, però la partecipazione del professionista a questa iniziativa, che prevede 8-10 ore di formazione e anche un percorso formativo e migliorativo al di là dell'esperienza che molti professionisti possono avere, l'attenzione a una serie di elementi di vulnerabilità, e ho detto prima, eravamo incerti se istituire questo semaforo o non istituirlo, ma solamente il rispetto della checklist
è una forma di inquadramento del problema che va al di là del calcolo del modello, perché sappiamo bene che se il modello non ha delle basi solide, non è, come dire, sentito da chi lo utilizza, può dare qualsiasi risultato. Allora confrontare anche l'esperienza modellistica e calcolativa anche con la presenza di elementi di vulnerabilità è già un fatto, secondo me, importante, e che in parte ripaga anche due o tre visite che vengono fatte, perché si è seguito un percorso che bene o male è il distillato di un'esperienza di una ventina d'anni di sopralluoghi vari in condizioni di danneggiamento o in assenza di danneggiamento. Grazie, ci sono altre... Prego, ingegnere, vieni. Non so se ingegnere o architetto, scusami, architetto. Di Napoli? Ottimo. La mia domanda è rivolta all'ingegnere della Protezione Civile. Mi rendo conto che molti colleghi praticamente si potrebbero pensare che è dispendioso fare questi sopralluoghi, però vi dico una cosa: l'arricchimento professionale, io che ho fatto l'AIDES, è notevole. Non c'è esperienza, dico peggiore perché è una cosa negativa alla fin fine quando viene un evento, però ti arricchisce professionalmente e ti fa vedere qualcosa che nessuna foto ti riesce a restituire. Però la mia domanda viene un'altra: per come mai non è stato possibile, forse per una questione pur di tempo, mi do questa spiegazione, inserire anche il concetto Ericus, che per la Protezione Civile diventa fondamentale, cioè mappare verso il territorio, cioè andando a fare il sopralluogo io in realtà comincio già a mapparmi il territorio anche per il futuro in generale, così uno ha una banca dati possibile, viste le difficoltà che abbiamo avuto quando ci siamo ritrovati praticamente nei luoghi del sisma. Domanda assolutamente legittima, ma forse fuori contesto, cioè non possiamo pensare di utilizzare questo al di là del fatto che ci sono comunque le coordinate geografiche, quindi a rimapparle queste si fa presto, però l'utilizzo è, diciamo, del privato proprietario o del privato o dell'amministratore del condominio. Su quest'altro discorso della mappatura ci si sta lavorando, però diciamo è un percorso parallelo, ci stanno lavorando le regioni. La regione Toscana per esempio è in grado, ha già tutta la mappatura del territorio, dell'edificato del territorio, e quindi è in grado di assegnare già la scheda AEDES a ciascun edificio anche negli aggregati, ma qui è un discorso separato, altrimenti dovremmo fare un'altra iniziativa che magari potrà venire con i consigli nazionali e con gli ordini di mappare il territorio. Però siccome queste cose sono, varie iniziative regionali sono in corso, forse possiamo lasciarla a quelle. Bene, grazie. Altre osservazioni? Sì, io se non... sì, vieni, già ingegnere. Lo stesso nome e cognome? No, no, devi premere il pulsantino. Mario Iannelli. Allora, mi ricollego all'osservazione dell'architetto che è rimasta un poco nel vuoto, nel senso, la mia preoccupazione da quando la prima volta ho letto nelle schede è la questione della responsabilità. Da una parte c'è una dichiarazione di manleva che si fa firmare all'amministratore del condominio, dall'altra parte però si richiede una polizza di responsabilità professionale. Allora, è vero che la scheda, per come è posta, mi pare quasi automatica, nel senso che comunque dire dà automaticamente un responso senza che ci si prenda, però di fatto comunque in ogni caso si fa una rotazione, cioè comunque si sottoscrive, cioè il tecnico sottoscrive, quindi alla fine sicuramente si prende una responsabilità. Non vorrei che da una, come dire, su una base volontaria il professionista poi rimanesse cornuto e mazziato, come si dice da queste parti. Solo questo. Ma non è l'assicurazione, cioè innanzitutto questa è una decisione che non napoletana, ma una decisione romana. A parte che credo che l'assicurazione spesso uno ce l'ha. Tu ce l'hai? Sì, no, io ce l'ho, certo. Quindi voglio dire, è anche un caso, come dire, particolare.
è una cautela che si è voluta prendere in più, ma non, diciamo, le responsabilità, cioè tu dici, se io non c'ho l'assicurazione ho meno responsabilità. No, no, non è questo. No, infatti, e quindi il problema non è questo, il problema è cosa uno dà, e quello che uno dà è quello che, diciamo, sta scritto chiaramente. Sono state prese tutte le cautele possibili, innanzitutto il risultato spinge spesso verso il giallo, comunque uno lo può peggiorare, comunque qualunque colore ha delle sovrapposizioni, perché diciamo la C poteva stare da una parte o dall'altra. Adesso risolviamo il problema togliendo l'obbligatorietà dell'assicurazione. No, non è quello che non è quindi, quello, quindi non è questo perché, il tema. No, è la questione di responsabilità. E allora è stato detto, diciamo, il semaforo non è, ricorda vagamente che potrebbe diventare uno smile o un semaforo, no, perché poi in alcune versioni abbiamo messo il semaforo. Ricorda vagamente il sisma bonus anche volutamente, ma quello di cui uno è responsabile è quello che è stato scritto lì, cioè diciamo rosso non vuol dire sta per crollare, rosso vuol dire fai rapidamente un'analisi più approfondita, cioè quello che uno promette è quello che sta scritto, non è un'idea che siccome ci assicuriamo è peggio, voglio dire, cioè, ma l'amministratore, quindi qui ci sta un condominio responsabile che si vuole far fare questa analisi, no, perché poi beata ignoranza potrebbe preferire non saper nulla, pure se è gratis, e sarà la maggioranza, no, perché io non mi aspetto. Non vorrei che si andasse per una maggiore cautela verso il giallo, allora, verso il rosso, nel senso che comunque i semafori sono suggeriti da un'analisi super esperta fatta dal gruppo che più al mondo ha fatto queste analisi. Chi va lì può peggiorare, ma può peggiorare su base, cioè se uno va lì e non sta nel caso rosso, ma trova telai solo in una direzione, cosa che spesso si è fatta, anch'io passerei al rosso, perché è una struttura che ha in una direzione, non ha una resistenza sismica puramente casuale, affidata alla resistenza dei solai, affidata, io penso che chiunque di noi la passerebbe al rosso, ma non mi pare che l'assicurazione sposti la questione, cioè quando si fa lo screening medico per il tumore al seno, diciamo, uno non si assume una responsabilità, certo che se l'assume, ma è una responsabilità, in genere suggerisce di andare dallo specialista, ma non è che tanto differente, non è che poi tutti vanno dallo specialista. No, volevo solo aggiungere, per quello che ho capito anche nelle riunioni a Roma, mi lo confermavano anche un po' di... Io non faccio la libera professione, quindi non lo sapevo con certezza, ma da quello che ho capito questi requisiti sono quelli di regolarità di un professionista, perché questa è la fondazione in Arcassa, quindi dei professionisti, quindi devi stare regolarmente iscritto all'albo, giustamente, devi aver fatto i crediti formativi, perché sennò teoricamente non puoi firmare e timbrare, e devi avere la polizza professionale. Quindi no, lo dico, cioè non è che perché se fai la polizza poi passi un guaio e non sei coperto, è la polizza, è un elemento qualificante di un normale professionista regolare, e quindi poi quell'altro è un discorso, cioè non è che è un fatto di cautela avere la polizza perché questa è un'attività rischiosa, cioè ci vuole la polizza perché un normale architetto o ingegnere che esercita deve avere la polizza. Infatti non c'è dubbio su questo. No, questo... Se non ha quei requisiti, no. Io non ho seguito lo schede EDES, io non ho seguito i corsi EDES, non posso fare le verifiche EDES, pur essendo un professore. Certo. Così, Presidente, io, Edoardo Cosenza, che sono stato su un sacco di terremoti, non ho seguito i corsi EDES e non posso compilare le schede EDES. Così. Sì, la risposta è sì. Se io non ho l'assicurazione, non ho seguito quello... Il professore Briganda e il professore Cosenza non possono farlo, è esattamente così, ma è da sempre così. Cioè, qui c'è il nostro referente, tra l'altro che saluto, l'ingegnere Edoardo Pace, che è il referente dell'Ordine di Napoli, tra l'altro è il vicepresidente dell'IPE, questa cosa, come dire, ce la sa. Io approfitto per salutare tutti i miei consiglieri che ci sono stati, quindi me li sono segnati, perché qui alla fine poi parla sempre il presidente, gli altri lavorano, quindi c'era Barbara Castaldo, c'era Daminieri, c'era Gianni Alfano, c'era Massimo Fontana, Andrea Lizza, Giuseppe Spo, Gennaro Annunziata, che è responsabile tutta la tecnologia, quindi starà lì a vedere, e naturalmente c'è Andrea Di Maio, che già ho salutato, che è il nostro delegato in Arcassa, ovviamente al professore Prota. Ingegnere. Presidente, mi scusi, ma io immagino che mi sembra che la questione evidentemente l'ho mal posta io.
non è una questione di regolarità, perché è indubbio che chi fa la professione abbia queste tre cose. È semplicemente, se io vado a fare una valutazione di un fabbricato e poi succede qualcosa a quel fabbricato, potrei aver sottovalutato e questo potrebbe non ho capito bene. Abbiamo detto cosa uno si impegna a fare, lo dice il brigato, cosa uno deve andare a fare. Nella vita senza rischio non si fa nulla, questo è fuori discussione, se si incontra, che vuoi che ti risponda? Che rischio zero? Ma abbiamo detto che il rischio zero non esiste mai, quindi diciamo rischio zero non esiste e non esiste neanche in questo caso. È chiarito qual è lo scopo, se uno è un professionista in regola e se la sente, esattamente come il medico che in mezzo in una piazza fa lo screening per il tumore al seno, si assume il rischio, certo, un piccolo rischio se la assume, se la sente, non se la sente, te la senti? Sì, me la sento. Perfetto, allora fine. No, sto rovinato. Una battuta sulla questione della regolarità contributiva, i crediti formativi, spero che non se ne parli più, perché una posizione di concetto è quella deontologicamente a posto. Ecco, mettiamola così. Poi, dal mio punto di vista, quando diciamo iscritti, questo dice tutto, non esiste un regolare iscritto e un non regolare iscritto. Il fatto che qualche iscritto stia un po' più indietro e qualche ordine non sopporti ancora è una cosa che non funziona. Comunque, questa la togliamo. Sulla polizza e le condizioni che sono state poste da Inarcass sono perché Inarcass ovviamente ospita i liberi professionisti e di conseguenza non ha proprio nell'interno dei propri iscritti quelli che non hanno la polizza assicurativa, che non fanno la libera professione. Poi ho apprezzato la risposta alla battuta del professore Cosenza, io non ho fatto il corso AEDES, quindi non farò le schede AEDES. Io devo fare invece una cosa diversa. Questa, cari amici, è una scommessa importante. L'aspetto più interessante sarà, uno, come ci poniamo noi verso il 30 per cercare di organizzare bene il passaggio corretto verso il cittadino come informazione, cioè l'informazione che bene ha detto il rettore, il professore Manfredi, di trasferire al cittadino, non al tecnico, la consapevolezza di dover comunque approfondire delle cose in qualche maniera. E questo, più che sembrare noi degli avvoltoi che aspettano un'occasione professionale, dovremmo essere quelli che hanno il dovere di trasferire un concetto tecnico a noi ben noto, cioè una condizione di rischio conclamata, abbastanza diffusa, che dovrei trasferire con adeguata correttezza. Io uso spesso una battuta, la voglio usare pure qua, bisogna stare attenti perché seminare panico è una funzione non reversibile, quindi non è che uno nel fare una scheda è più protetto se mette rosso, perché così poi dopo passa il guaio, non passa il guaio, lo denunciano meno. Ognuno di noi deve fare bene il lavoro che sa fare bene e deve trovare una formula anche per poterla sintetizzare. Quella scheda è una scheda raffinata, sintetica, oserei dire, il professore Mauro Dolce è stato chiarissimo, Andrea Prota l'ha sintetizzata, è abbastanza blindata per guidare il professionista a farlo in un modo abbastanza attento. La mia battuta però è un'altra. La mia curiosità è: quanti condomini faranno la domanda? Come formuleranno la domanda? Come si organizza la risposta verso questa domanda? Perché in Italia, più forte del Consiglio dei Ministri, l'autorità più consolidata è il condominio. Non c'è niente di più potente in Italia del condominio. Ora noi abbiamo voglia di fare. Bene, noi se esistessi il 31 settembre, ecco, quel giorno sappiamo se è giusto continuare a parlare di questo o dobbiamo cambiare argomento, caro Presidente Sessa, perché che si studi dal punto di vista tecnico, scientifico, si approfondiscano gli argomenti, che oramai si sappia intervenire sui fabbricati pure dall'esterno, che si facciano gli interventi nella maniera più scientifica possibile. Se poi non raggiungiamo l'obiettivo, allora chiudiamola questa partita. Cioè, se il nostro è un paese che aspetta la calamità per poter intervenire, il concetto di presentazione della giornata nazionale di prevenzione sismica è sbagliata, dobbiamo togliere prevenzione di intervento post sismico, quindi faremo schede quando sono. Allora la vera scommessa è il 30, la forza di oggi mi pare, caro Presidente e Professore Cosenza, molto importante, molto importante. La Campania lo sente il rischio perché la Campania è quella che ce li ha tutti,
gli ordini professionali ci sono tutti, raccogliamo le energie, facciamo questo esperimento, vediamo il mese di ottobre come si svilupperà, vediamo come arriveranno le domande, vediamo come sarà meglio, e poi magari in futuro ci sono 100 occasioni per aggiustare il tiro, migliorare anche forse, non dico la scheda, ma le modalità di approccio verso questa cosa. Ma io romperei gli indugi, cioè una partita che o si gioca ora o mai più. Ecco, questo è il messaggio che sento in cuor mio, diciamo, alla mia età, con una generazione che, diciamo, ha fatto quello che sta facendo adesso. Scusatemi se ho invaso il campo. Grazie Presidente. Io innanzitutto faccio un saluto ad Andrea Dari, che doveva essere qui con Ingenio, ma invece per piccoli problemi personali non è potuto venire, ma lo salutiamo. Ciao Andrea. Qui c'erano importanti rappresentanti dell'Associazione degli Amministratori di Condominio, che sono rimasti quasi fino alla fine, ci sono ancora, eccoci qui, ci sta il collega. Quindi diciamo, sono, se faremo un evento, faremo, già abbiamo detto che a settembre faremo degli eventi dedicati, perché alla loro sensibilità è legata. Quindi grazie per essere stato qui fino alla fine, anche grazie ai colleghi che sono andati via, ma ripeto, è talmente importante questa cosa che l'abbiamo invitati personalmente e ci siamo messi a disposizione, almeno come Napoli, poi vedremo come sempre se farlo assieme o se fare un lavoro locale, questo lo stabiliremo assieme. A settembre la prossima puntata è tutta rivolta agli amministratori di condominio, quindi diciamo, devo dire che io personalmente, anche con canali aperti con Federcostruzioni, perché poi Federcostruzioni su certe cose è molto sensibile, non è vero che è insensibile, diciamo, io sono in stretti rapporti col Presidente, cioè anche chi è stato contrario spesso al fascicolo del fabbricato, ma quando si parla di sisma bonus è diverso, perché insomma vede una vera difesa della proprietà, perché questo è il problema, una vera difesa della proprietà, perché poi insomma quando vengono i terremoti vengono, non è che non vengono, insomma le proprietà si distruggono e sono anni poi dopo che passano, quindi c'è un lavoro enorme da fare con i proprietari, con cioè i nostri ambasciatori sono gli amministratori di condominio, fuori discussione, specialmente in città dove gli edifici sono significativi, perché mentre in piccoli centri magari ci sono una serie di edifici piccoli che possono chiederlo, ma insomma in una città come Napoli senza amministratori di condominio si va da nessuna parte, quindi è un lavoro che dovremo fare assieme e la prossima puntata sarà questa. Se non ci sono, non so se il Presidente Sessa vuole dire una parola conclusiva, che davvero ci ha onorato con la sua presenza fino alla fine, la massima autorità dello Stato tecnica, per cui il Presidente del Consiglio Superiore, quindi davvero grazie. Io ti chiederei di dire a te una parola. Parola in conclusione, detto prima, innanzitutto un ringraziamento, si sente l'ordine Edoardo Cosenza, all'ordine provinciale di Napoli, a nazionale, architetti e via dicendo. Due battute sintetiche, come ho detto prima, è un tema a mio avviso importante. Faccio una riflessione che non so, davanti alle prossime calamità, e non voglio fare l'uccello del malaugurio, spero che mai arrivino, se lo Stato poi è più in grado di avere quella capienza finanziaria per ricostruire i privati. Questo è un tema che sa meglio di me Mauro Dolce, la Protezione Civile se ne batte pure il Ministero dell'Economia. La nostra azione, come ha detto giustamente Edoardo, è la salvaguardia di una proprietà. Noi siamo uno di quei paesi al mondo che si costruisce la casa per i figli, si compra la casa per i figli e anche conservare un valore immobiliare. E concludo con una battuta che riporto sempre. Noi siamo un paese singolare. Spendiamo soldi dal punto di vista della certificazione energetica, lo mettiamo obbligatorio nel rogito, non ci occupiamo, ed è un problema non nostro, perché non credo che a Napoli abbiamo problemi di riscaldamento, no, non è, il clima non è questo, è il clima dei paesi nordici, infatti questo tema è un tema che è innescato in Europa sui paesi nordici, che lì c'è una valenza. Da noi forse la valenza è un'altra, salvaguardare un patrimonio su un territorio che non ha le caratteristiche del paese nordico, il nostro è un territorio sismico, non è altamente sismico, ma è sismico su un territorio dove c'è una grande esposizione dal punto di vista del rischio, ed è singolare. Io ritengo che prima o poi si aprirà il dibattito davanti alla prossima emergenza, e spero che arriverà sempre molto molto in là, che qualcuno porrà il tema di mettere la classificazione sismica nei rogiti. A quel punto, quando arriveremo a questo punto,
e non ci siamo preparati prima e lo Stato non avrà soldi per intervenire come c'è adesso, voglio vedere che cosa fanno poi i condomini e gli appartamenti. Questo è un ragionamento da porsi, noi lo stiamo dicendo da 2 anni, da quando è partito le linee guida sul sisma bonus e via dicendo. Oggi io sono stato contento che c'era tanta gente, perché bisogna fare consenso su questo, perché è un qualcosa importante, sicurezza e patrimonio. Io direi che abbiamo detto tutto. Bene, grazie a chi è rimasto fino alla fine, soprattutto ai presidenti che sono rimasti fino alla fine, grazie di cuore a tutti.